È il Boxing Day della Serie A di Futsal, è la 15ª giornata che chiude l'anno solare ed il girone d'andata. Amici di PMG Sport Futsal, buonasera e benvenuti al Pala Saponara di Salandra da Davide Menolascina. Tra poco tutte le emozioni di Signor Prestito CMB Meta Catania. Attaccato da Vega, Musumeci se ne va bene, mezza due, pressato anche da Zaccanaro, calcio a Musumeci, la palla è buona per Rossetti che la mette dentro cogliendo in controtempo Weber. Il Meta passa avanti 1-0 al terzo minuto. Rossetti ancora, vince duello con il fisico, mette in movimento dal Cin, ottima copertura di Vega che per provare a ripartire, doppio tunnel di Vega che poi scarica per Sanchez, la porta sul sinistro, provvidenziale Musumeci in scivolata. Dal Cin va da De Oliveira, Musumeci un po' incerto il suo controllo, calcio a Zaccanaro che non perdona l'errore del Meta e fa 1-1. La firma c'è sempre da parte del capitano. Caruso controlla col destro, calcio col sinistro, si butta dentro Vizzona, la palla è per Sanchez che se la sposta ancora sul mancino, gran parata di Perez sul primo palo, sempre Vega sul pallone, si avvicina anche Weber, la palla invece arriva a Sanchez che stavolta deve calciare con l'esterno, è l'ultimo tocco e poi Di Lucas Vizzonan che fa 2-1 per il Signor Prestito CMB. Tobe l'alza per Sanchez, la toglie dall'incrocio Perez, Weber bene per Vizzonan che l'aveva anche girata in maniera molto intelligente verso Sanchez, calcia ancora Weber, fallo laterale all'altezza in prossimità del corner, Salas dentro, arriva Rossetti che fa doppietta e fa soprattutto 2-2. Pulvirenti, tante finte, cercava Caruso, la palla è buona per Inas che va da Caruso, 8 secondi e il CMB si riporta avanti con la rete di Umberto Caruso che fa 8 in campionato. Già eseguita dal Meta, Rossetti lotta con Zaccanaro che non commette fallo, si va a prendere il pallone di forza, Zaccanaro calcia, sfiora l'incrocio, dentro da Camagno, Vega però ne legge le intenzioni, gli ruba la palla, Sanchez con l'esterno benissimo per Tobe, vede Sanchez che carica il mancino col tacco Liniers, prende un palo incredibile, bene da Dalcin che restituisce poi il pallone sempre sulla sinistra per il numero 20, Camagno prova ad accentrarsi, calcia verso la porta, si distenderà sotterra Weber, Liniares prova ad accentrarsi col destro in porta, in spaccata Perez dice di no, Weber al rinvio, c'è Sanchez dall'altra parte, calcio a Vizzonan, è un gol bellissimo quello del CMB che vale il 4-2, l'assist di prima per la botta di Lucas Vizzonan, la lascia a Vega, è partito Sanchez, la palla è buona per lui, Sanchez la tiene in campo, prova a calciare ed è un gol meraviglioso di David Sanchez Tienda che fa 5-2 per il CMB. Abbozza un po' una pressione alta il CMB che poi torna a protezione della propria porta, Cesaroni dentro, devia Tobe, può calciare verso la porta Pulvirenti che non la inquadra di poco, Dalcin sul sinistro, dentro Tobe perde l'equilibrio, la palla diventa poi per Battistoni che se la porta sul sinistro, Weber prima traversa poi negano il 5-3. Tocca proprio per Zaccanaro che calcia col mancino, Perez rimane piantato per terra, lottano Rossetti e Tobe, la palla diventa buona per Vega che finta il tiro, poi parte, finisce per terra per il fallo di Musumeci che era già ammonito e arriva il rosso per il capitano siciliano. Riparte Sanchez, calcia, stavolta il tiro è alto, finta il tiro con il destro, va dentro da Vizzonan, ancora una gran parata di Perez. Fischia l'arbitro, va ancora Sanchez e Perez ancora bravissimo a dire di no. Arriva Duda Dalcina a prendersi il pallone, lo perde però nel rimpallo. Liniares scarica per Sanchez, ancora Liniares, manda fuori da pochi passi. Dalcina tutto di prima e Camagno mette fuori. Parte Zaccanaro, para Perez per Pulvirenti, ancora Perez bravissimo. Dentro da Rossetti che la lascia però Liniares che se la porta avanti col tacco. Liniares punta la porta col sinistro. Finisce 5-2 per il CMB che torna a vincere in Serie A e chiude alla grande il suo 2019.